Buongiorno mister. Buongiorno. Siamo pronti. Si comincia. Da domani ci sono tre. Comincia a fare sul serio domani. Come mai la partenza domattina e non oggi? Sta così una curiosità. Non ho niente di particolare, c'era qualche impegno a livello burocratico e abbiamo preferito partire da sì, sì. Poi dalla prossima. Il viaggio da noi ai giocatori, se vanno male dicono è il viaggio, non abbiamo smaltito. Il problema dei giocatori è che devono essere pagati solamente e basta, dopo devono fare il loro dovere fino in fondo e basta, altri problemi non ne hanno. Non hanno problemi, solo quello di vincere. Sì. Mister, domani la partita, insomma, lei ci sarà veramente abituato in questi campi un po' intanto partiamo dal girone che sai benissimo, anche le sarde ci saranno cambi brutti, perciò ci vuole sempre quell'adattamento di squadra che tu sai benissimo. Sì, che c'è da aspettarsi, ma loro ovviamente no. Noi abbiamo un nome, però chiaramente in campo non ci va in due sole, no, assolutamente, però noi che portiamo questa maglia sappiamo benissimo dell'importanza che ha questa maglia, no? E perciò dobbiamo dare sempre di più rispetto a tanti altri giocatori che magari fanno la stessa categoria ma non hanno il blasone che ci abbiamo noi. Poi sai benissimo, come hai detto tu, il blasone vale fino a un certo punto. Per me conta avere giocatori e uomini soprattutto in questa categoria. Poi noi lo sappiamo, per vincere non basta avere l'allenatore bravo, i giocatori bravi, bisogna avere tutto il contorno organizzato, società forte, e i punti li portano tutti, dal magazziniere fino al dottore, fino al fisioterapista, cioè tutti devono essere partecipi in questa situazione, non ci deve essere nessuno che va a remare contro, perché sennò diventa problematico e difficile fare il risultato. Il campionato difficile, prima partita in un campo in erba sintetica, che già ieri gli hanno messo un po' di gommina in più anche per fare quell'ostruzionismo che da queste parti ci sono, però abbiamo saputo che gli hanno riempito un po' di gommina al campo, perciò diventa un po' più veloce. No, dovrebbe diventare più lento. Ah, più lento. Sì, la gommina che mettono, si fa più facile. Sì, però sono cose che lasciano il tempo che trovano. Noi dobbiamo andare là per fare la nostra partita con grande attenzione, sapendo che è la prima partita, sapendo che siamo partiti da un mese, perciò che siamo riusciti a fare una squadra degna di questo nome, perciò dobbiamo cercare di dare il massimo per ottenere il risultato. L'idea che si è fatto del girone? No, ci sono squadre sicuramente forti come la Viterbese, però sai benissimo che ce l'avete avuto qua, il problema della Viterbese non è la squadra forte, il problema è il presidente, non è quando un presidente che fa calcio ad alti livelli come l'ha fatto lui, si è fatto fuori 36 allenatori, però ci sono altre squadre, non conosco ancora le sarde perché non ho avuto modo di accertare che rosa e che campionato vogliono fare, però sai benissimo che magari trovi un campo piccolino dove una squadra viene dall'eccellenza, dove sono abituati o hanno l'interatura che è importante per partire bene, per partire in vantaggio, insomma, poi ti possono mettere in difficoltà anche quelli. Ci hanno fatto dire una tabella, perché alcuni allenatori fanno il primo step dopo sei partiti, oppure... Noi giochiamo sempre per vincere, perché noi ci abbiamo sempre la valigia pronta, perciò siamo sempre a rischio il risultato. Perciò, io non faccio gli step per dare vantaggi anche a qualcuno che ci viene a vedere, non assolutamente. Noi dobbiamo giocare partita dopo partita, dare il massimo e cercare di ottenere il massimo anche da tutte le partite. Senti mister, manca Palumbo per la squalifica, il resto più o meno... No, manca De Masi che c'ha la febbre, che è il 97, e Olivieri, ho visto. E Olivieri che è infortunato, sì, ha preso un pestone, e Maggiucca che è squalificato, che come Palumbo che c'ha la squalifica dell'anno scorso. Tutte per fino a 10 settimane. No, Maggiucca ha una giornata. Ah, una giornata. E invece Palumbo è per quanto riguarda i soldi in nero che aveva preso dalla sì, dalla no.
Li ha toccati tutti. Fino a 10, no? Ma... sono 50, mi sembra. Sono 50 anni. Sì, erano 50, sì, sì. I 6-7 anni di Citarella, sì, mi sembra. Poi dopo 5 anni abbiamo passato. Quindi mancandoci De Masi, domani ti manca, diciamo... 97. Ti manca un 97, hai già pensato come... Ributti che quel ragazzo sicuramente che è venuto da 5 giorni, perciò non sa, non è in vantaggio rispetto agli altri, però è un ragazzo dirigente, un ragazzo che c'ha corsa, che c'ha gamba e perciò giocherà lui quasi sicuramente. E, certo, al di là di tutto, giustamente vincere sarebbe anche un modo per creare ulteriore entusiasmo, no? Perché se ne è già creato tanto, diciamo, c'è già una fiducia a scatola chiusa, la città ha dato a questo punto. Questo è l'obiettivo che quando vado in una squadra, in una piazza importante, uno deve credere soprattutto di ricreare entusiasmo tra la gente. E penso che ci sono dei ragazzi che la forza di questo gruppo è importante per far sperare bene anche per il futuro, perché è un gruppo affiatato, un gruppo compatto, un gruppo che ha la cultura del lavoro e perciò a me mi fa ben sperare per il futuro. L'agonismo poi mi sembra che questa squadra non manchi, perché anche in... Sì, sono gente che ha fatto i campionati sotto, hanno giocato davanti a parecchie persone, perciò non hanno l'ansia della prestazione. Sono gente che già ha fatto campionati e li ha vinti pure, perciò non è questo il problema. Modulo ormai 3-5-2, sì. Sì, 3-5-2 che possiamo cambiarlo. La cosa più bella sarebbe per me quella di cambiare anche in corsa e non fare le sostituzioni, però vediamo un attimo, a poco, intanto partiamo così e poi vediamo quello che bisogna fare. Anche in base ovviamente a come si mette la partita, l'avversario. Sì, noi sappiamo benissimo che abbiamo la difficoltà, che abbiamo un portiere grande, un portiere piccolo per adesso disponibile, perciò è una difficoltà quella. Quella è una difficoltà che c'hai, perché non puoi fare le sostituzioni, perché se c'hai 4 under in campo devi sostituire solo gli under, non puoi fare la doppia sostituzione per levare il portiere. Cioè, diventa un discorso molto complicato per un allenatore, perciò siamo sul mercato per cercare anche qualche altra cosa. Il mercato è anche per cercare di completare la rosa al meglio, sì. Eh sì, perché col portiere uno grande e uno piccolo, sinceramente, hai grosse difficoltà, perché se metti il piccolo e vuoi cambiare devi fare sempre la doppia sostituzione. Sì. Se c'hai 4 attaccanti e fai giocare il grande, 3 attaccanti vanno fuori. Sono troppi per come dobbiamo giocare noi, insomma, non... Se all'andare in campo poi uno ti si infortuna e ha fatto le sostituzioni, resti non meno. E resti con un giocatore che va in porta. Con il giocatore che va in porta. No, è complicato. Ci vuole... Noi ce l'abbiamo, il portiere piccolo, che però io ci credo, perché il 98 nostro è bravo. Non è... Però sai benissimo che non siamo a Termoli o a Caricati, ma siamo a Grosseto, perciò... Ma io ci credo, perché è valido, sta migliorando, lo vedo sempre con più personalità, perciò è un giocatore. Poi il grande è anche lo vuoi bruciare, insomma, no? Eh sì, perché sai benissimo perché che accoppiare il fatto di avere la personalità col gesto tecnico come 98 non è facile, soprattutto col ruolo di portiere. Magari un giocatore si può adattare, ma il portiere se fa l'errore e non c'è la capacità di risollevarsi da solo, non lo può aiutare nessuno, solo lui si può aiutare. Eh sì. Va bene? Fai grazie per suonare il microfono un attimo, si fa tanto.